Abbiamo approvato un piano che ci consente di riportare Roma in Europa. Abbiamo appreso le migliori prassi, quelle che hanno funzionato, le portiamo a Roma per superare i cambi. È una Virginia Raggi visibilmente soddisfatta, quella che annuncia il piano di Roma Capitale per rendere i campi Rom un lontano ricordo. L'obiettivo ambizioso è superare una volta per tutte la logica assistenzialista e puntare sul serio sulla inclusione sociale. Nei 9 villaggi presenti nella capitale vivono ad oggi 4.500 persone di etnia Rom, Sinti e Caminanti, che nei piani del Campidoglio verranno lentamente reinserite nella società romana. Ma come? I fondi, assicura la sindaca, proverranno dall'Unione Europea. L'assessora Baldassarre ricorda come sia proprio l'Europa a chiedere che le popolazioni Rom siano trattate come tutti gli altri cittadini. Dobbiamo avere dei servizi e delle politiche speciali per i Rom e Camminanti, ma dobbiamo favorire, come per tutti gli altri, la possibilità di accedere ai servizi e alle prestazioni già esistenti. Quindi noi abbiamo inserito, ad esempio, il tema dei Rom e Camminanti all'interno del piano sociale cittadino. Si inizierà con i campi della Barbuta e la Monachina. Gli abitanti saranno aiutati su 4 fronti. Scolarizzazione, salute, occupazione e abitazione. Verrà promosso l'accesso dei bambini alle scuole, saranno creati dei corsi di formazione professionale, si provvederà a finanziare il passaggio in abitazioni con un sostegno pubblico, così come si favorirà l'ingresso nel sistema sanitario. Ma la sindaca sottolinea come solo chi ne avrà diritto potrà usufruire dei fondi. Roma Capitale stringerà inoltre un patto con ogni singolo beneficiario del progetto. E in questo patto di responsabilità saranno chiariti bene i diritti e i doveri. I diritti e i doveri. Un piano che, se attuato, permetterebbe alla capitale di diventare una città all'avanguardia sul fronte dell'integrazione e consentirebbe di ripristinare la legalità in zone da troppo tempo abbandonate a se stesse.